respirare profondamente, non fin qua, fino al petto, non su perché sennò si ingolfa, e poi di sentire la terra, cioè di sentire l'equilibrio con la terra, e che la voce deve uscire senza toccare la gola come un ruscello. Sgorgare come la parola è facilissima. Come l'acqua. No, è bene, io questo ruscello, questo scorrere dell'acqua mi è rimasto. Io avevo una voce facile, non è lei che me l'ha insegnato, tra parentesi. Perché lei era venuta ad Ankara a insegnare al conservatorio e anche al teatro, che non era veramente un teatro, si chiamava teatro di Stato, ma era un'accademia praticamente. E allora era venuta l'estate a fare una vacanza a Istanbul e si annoiava mortalmente. E c'era un ragazzo armeno, molto amico mio, mi ha detto, è arrivata qui una famosa cantante. Io avevo tanti problemi, non sapevo più dove mettere la voce, avevo delle difficoltà, io che avevo la voce facilissima. Con la maestra francese avevo perso la voce. E allora, ti assicuro, l'avevo persa, non arrivavo più a un là, io che arrivavo a un fa sopracuto. E allora lui mi ha detto, andiamo da questa maestra. Lui ha telefonato, ha brigato tanto che ha avuto un appuntamento. La maestra non ci voleva neanche vedere, veramente, non ci voleva proprio vedere. Allora appena entrati, è venuto dopo mezz'ora, ci hanno fatto sedere noi ragazzini, sai, così, questa grande cantante, io non avevo veramente sentito neanche il nome. E allora arriva questa signora, così, dritta, con una collana di perle, un vestito nero, dritta, truccata, con i capelli bianchi, ma aveva solo 60 anni, sai, e molto altera così. Allora dice, veramente io non faccio audizioni perché sono in vacanza, vabbè, mi interessa il ragazzo, il basso, armeno. Io ero turca, non si interessava molto. Allora dice, poi ti do il vabbè, maestro, lei che interessante. E io ho detto, Aida, non sapevo che lei era una famosissima Aida. Aiuto. Allora io ho cantato Ritorno al vincitore. Mentre suonavo, ha cambiato faccia. E mi dice, il Cieli Azzurri? Cieli Azzurri. E ho cantato Cieli Azzurri col Do pianissimo. Allora lei mi ha detto, senta, io qui mi annoio moltissimo. Presente la sua padrona di casa. Lei vuole ospitarmi 15 giorni a casa sua, che io le insegnerò a cantare. Sono rimasta di sasso. E allora le ho detto, ma signora, io ho una... Eravamo in bolletta allora, avevamo avuto un tracollo dopo la morte di papà, non sentivo questa casa che cadeva da tutte le parti. Allora, bellissima. Quella sul Bosforo. Sul Bosforo, bellissima. Quella però, di legno sul Bosforo, legno, me l'hai descritta così bene. E allora le ho detto, guarda, io ho una casa, è bella, è un posto molto bello, però non ha tutti i confort che ha qui, l'acqua calda, eccetera, quelle robe lì, bagno bellissimo, eccetera. No, non l'avevo, c'avevo la mamma, ma non potevo mica metterla nella mamma. E allora mi ha detto, non importa, io non ho nessuna importanza, lei mi ospita e io ogni mattina dalle 10 dalle 10 della mattina a luna le insegno a cantare. Un cambio di ospitalità. Ho detto di sì. Dalle 10 all'una, 15 giorni abbiamo studiato. Lei arrivava con il vestito nero, vestito di nero, la collana di perle, i suoi brillanti, pettinata, truccata, si metteva al pianoforte. Io avevo un salone enorme di quelle vecchie case turche, saranno 20 metri per 15 metri, così. Era una cosa enorme, con il soffitto tutto dipinto. E si metteva là e lì mi ha insegnato. La prima cosa mi ha detto questo, quello che ti ho detto. E allora così ho studiato l'Aida, che canto sempre alla stessa maniera, cantavo sempre, mi viene sempre nello stesso modo. Era impostata ormai, ballo in maschera, trovatore,